Porgo il benvenuto a tutte le autorità civili, Sua Eccellenza il Prefetto, il Vice Sindaco, nonché Assessore all'Educazione, Università e Ricerca di Firenze, e un'amica, Cristina Giachi, al Sindaco di Capannori, all'Assessore alla Presidenza della Regione Toscana in rappresentanza del Presidente Rossi. Il Presidente era con noi sabato scorso a Pisa e vi porto anch'io personalmente il suo saluto. Benvenuta l'assessore alle politiche del territorio e patrimonio non abitativo della città. Un saluto e il benvenuto alle autorità accademiche presenti, in primo luogo naturalmente al magnifico rettore dell'Università di Firenze, alla direttrice del campus della New York University a Firenze, benvenuti a tutti i colleghi dell'Ateneo Fiorentino, dell'Università di Siena, dell'Università di Humboldt, della European University Institute. Benvenuto al segretario generale della European University e bentornato al precedente nostro segretario generale della normale, Aldo Tomasin, che non vedo, che durante la complessa fase della fusione ha guidato con mano sapiente le complicazioni burocratiche e non solo di questo processo. E naturalmente con noi l'attuale segretario generale della Scuola Normale Superiore, Ilaria Adamo, anche a lei il benvenuto. Benvenuto al Soprintendente Archivistico per la Toscana, al Soprintendente di Pistoia, Firenze Pistoia Prato, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana. Benvenuto al Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, al Presidente dell'Istituto degli Innocenti, al rappresentante dell'Associazione Partner di Palazzo Strozzi, al Direttore del Gabinetto VSE. Ho sentito telefonicamente il Presidente della Fondazione Palazzo Strozzi, Lorenzo Binismaghi, tra un aereo e l'altro, ma penso che sia una configurazione normale per Lorenzo. Insieme abbiamo riaffermato l'intento di lavorare insieme, di fare sistema, non solo in città ma addirittura in questo palazzo, e vi porto il suo saluto. Benvenuto alle autorità militari presenti, a tutte le autorità civili presenti che potrei non aver menzionato. Benvenuto naturalmente ai nostri relatori, Stefano Fantoni, presidente dell'ANVUR, e Sidney Terro, che terrà la lezione magistralis. Un saluto agli allievi, al personale docente e non docente della scuola, e infine un saluto a tutti i nostri ospiti, a tutte le nostre ospiti. Oggi inauguriamo una nuova realtà, che in verità sarà legalmente tale tra qualche giorno, il 24 ottobre, con l'entrata in vigore del nostro nuovo statuto. Nascerà così la nuova Scuola Normale Superiore. Mi fa piacere dirvi i nomi delle sue articolazioni, sono nomi tutti quanti nuovi. La classe di scienze umane, la classe di scienze matematiche e naturali, l'istituto di scienze umane e sociali che appunto oggi inauguriamo. Alla vigilia di una importante novità, di questa importante novità, è bene ricordare dove si innesta questa realtà e mantenere salda la memoria della nostra origine. E vi mostro quindi il decreto che Napoleone Bonaparte firmò il 18 ottobre 1810 e che istituì la Scuola Normale Superiore di Pisa. È per questo che anche il nostro nuovo statuto fissa nel 18 ottobre l'inizio dell'anno accademico della scuola. Ecco perché abbiamo avuto l'apertura dell'anno accademico sabato scorso. Dunque, questo è il nostro 204° anno di vita dalla fondazione, come vi dicevo. Ma, forse soprattutto, possiamo dire che siamo all'anno primo di vita di una nuova scuola normale. Mi cito da un discorso che tenne il 18 ottobre 2013, in cui dissi: in assoluta continuità con i principi sui quali è stata fondata e secondo i quali si è sviluppata in oltre due secoli, la scuola normale si aggiorna, si apre a nuove discipline e una dimensione sempre più internazionale. Aggiunsi allora:
non sarà più la Scuola Normale Superiore di Pisa, perché non si deve più distinguere da quella di Parigi. Sarà la Scuola Normale Superiore, un istituto superiore con caratteristiche e nome unici al mondo. Molto è cambiato in questi due secoli, in verità. L'obiettivo della Normale Napoleonica, come peraltro di quella rifondata nel 1846 da Leopoldo II di Lorena, è ben illustrato dalle parole che il Granduca utilizzò per definirla, e virgolette sono, semenzaio dei professori e dei maestri delle scuole secondarie del Granducato. È da tempo che non è più così. Perlomeno dall'ultimo dopoguerra, il fuoco della Normale si è spostato dalla formazione degli insegnanti alla formazione di giovani altamente qualificati e preparati per l'inserimento al massimo livello nel mondo della ricerca, dell'innovazione e dell'università a livello, ripeto, internazionale. La ricerca è elemento centrale del modello formativo della Normale. I nostri giovani sono formati attraverso la partecipazione all'attività di ricerca. La ricerca come palestra per l'allenamento a quello che oggi si chiama problem solving, con termine inglese. In tempi recenti, e arriviamo a questi anni, stiamo attraversando una nuova fase di cambiamento veloce e profondo. Abbiamo cambiato la struttura del corpo docente, abbiamo dato spazio al patrimonio rappresentato dai nostri ricercatori, in particolare i più giovani, abbiamo cambiato la struttura dei centri di supporto alla ricerca, ridefinito il perimetro scientifico della scuola. Abbiamo trasformato i nostri corsi di perfezionamento, introdotti, pensate, nel 1927 dalla scuola, ben prima che esistesse il dottorato nel sistema universitario italiano. Abbiamo trasformato, dicevo, i nostri corsi di perfezionamento in una vera PhD school. Soprattutto, attraverso la fusione con l'Istituto Italiano di Scienze Umane, abbiamo aperto la Normale a discipline nuove, nella convinzione che esportando il nostro modello formativo al di fuori dei confini disciplinari napoleonici, la nuova Scuola Normale potrà offrire nuove, preziose opportunità a giovani di talento e attraverso loro importanti opportunità di sviluppo culturale ed economico al Paese. Queste sono in estrema sintesi le ragioni che hanno indotto il direttore dell'Istituto di Scienze Umane, Mario Citroni, e me, a portare a compimento questo progetto. E queste le ragioni che hanno motivato i colleghi del SUM e della Normale di Pisa nel sostenerlo. Credo sia un motivo di orgoglio per tutti noi che questa sia la prima, finora l'unica, fusione nel sistema italiano. La Toscana ha fama di essere terra di campanili, di città in guerra costante tra loro. Beh, abbiamo dimostrato che non è così. Sappiamo fare sistema, sappiamo lavorare insieme per il bene comune. Abbiamo in questo processo, vi assicuro complesso, avuto l'incoraggiamento di molte persone. Vorrei ringraziare ancora una volta il ministro Profumo e il ministro Carrozza. Sono voluti due cambi di governo per arrivare a questo processo di fusione. Il capo della segreteria tecnica del MIUR, Alessandro Schiesaro, il presidente della regione toscana Rossi, che ho avuto modo di ringraziare personalmente, come vi dicevo, la settimana scorsa, ma anche altre persone e altre figure istituzionali che ci hanno seguito in questo processo completo. Una fase di cambiamento così tumultuoso, come quella che vi sto descrivendo sinteticamente, richiede lucidità di indirizzo, e una verifica attenta delle scelte, del loro impatto. Anche sabato scorso la prima e più consistente parte del mio discorso di inaugurazione dell'anno accademico è stata dedicata alla verifica dell'impatto di questi cambiamenti, all'analisi degli indicatori che ci dicono se siamo sulla strada giusta. Non voglio ripetere tutta quell'analisi, che in gran parte è influenzata da fattori pre-fusione, ma alcuni elementi sono necessari, sono importanti. E di queste ultime settimane la pubblicazione del World University Ranking del Times Higher Education. Ne parlo dopo aver premesso ancora una volta, è una premessa che è data a 3 o 4 anni fa, ma ci tengo a ripeterla, non credo ciecamente a questa o in generale a nessuna classifica, ma mi conforta vedere quali sono le istituzioni che costituiscono il manipolo di testa di cui facciamo parte. Questo controllo di qualità è sempre importante in questi sistemi. Tornando al ranking britannico,
La Normale ne esce bene. Siamo il primo Ateneo italiano, l'unico del paese tra i primi 100 al mondo. E se guardiamo i parametri che ci portano a questo risultato, vediamo che è dovuto principalmente alla ricerca svolta alla Normale, all'impatto della ricerca. L'ultima riga, citations, è quella, vedete l'istogramma più lungo, quello è il misuratore dell'impatto della ricerca svolta in Normale a livello della letteratura internazionale. Così deve essere. Così deve essere se considerate, come dicevo, il ruolo che la ricerca ha nel modello formativo della Normale. E la ricerca richiede risorse. La Normale investe con straordinaria intensità sulla ricerca in termini di strutture, laboratori, sistema bibliotecario, archivio, di finanziamento a progetti, e lo sottolineo, i nostri progetti sono finanziati interni, sono finanziati su base competitiva e selezionati da esperti esterni alla Scuola Normale Superiore. E naturalmente investe in termini di persone. Esattamente questo stiamo facendo anche qui, a Firenze, nei nuovi settori. Questo intendiamo quando diciamo esportare il modello della Scuola Normale. Tornando al Times Higher Education, possiamo essere ancora più soddisfatti se guardiamo al ranking nelle scienze fisiche. In questo ranking scienze fisiche vuol dire fisica, matematica e chimica. Di nuovo saliamo al 40° posto e ancora una volta siamo l'unico Ateneo italiano tra i primi 100 a livello mondiale. Lasciatemelo dire però, purtroppo, siamo contenti, vogliamo essere in vetta a queste classifiche, ma non desideriamo affatto questa solitudine nel panorama nazionale. Esiste anche un ranking per le social sciences. Nessun Ateneo italiano è presente tra i primi 100. Ecco il primo obiettivo che diamo all'Istituto di Firenze, portare l'Italia all'interno di questa finestra, portare l'Italia tra i primi 100 a livello mondiale. Questo è il primo obiettivo che ci poniamo. Guardando all'origine di queste barre, la nostra piccola dimensione come scuola costituisce in qualche caso una penalizzazione, come potete immaginare. In qualche caso, invece, l'alta intensità di qualità che la scuola può esprimere è un vantaggio. Questo effetto della dimensione è ancora più evidente in un altro ranking molto, molto discusso sulla stampa, che è il ranking, questa volta cinese, dell'Università Jiao Tong di Shanghai. Qui gli indicatori sono cumulativi e vengono pesati per tener conto della taglia dell'Ateneo sottovalutazione soltanto in un parametro, il parametro PCP, per capita performance. Guardando a questo parametro in particolare, confrontiamo quindi l'intensità di qualità degli Atenei ed evitiamo di confrontare ad esempio un parametro come il numero totale delle pubblicazioni prodotte da un Ateneo che ha 2000 docenti e un Ateneo come la scuola che di docenti ne ha una quarantina. Abbiate pazienza, sarò pedante. Questo sarebbe come valutare la produttività di diversi frutteti guardando quanti chilogrammi di frutta producono, indipendentemente da quanti alberi ci sono al loro interno, 2040 nell'esempio precedente. È ovvio, no? Sto dicendo una banalità. Beh, questo concetto non è mai passato nella stampa. Se leggete gli articoli che commentano l'ARVU, questo concetto misterioso non è passato. Io ci ho provato, ci ho riprovato, non ci sono mai riuscito. Se torniamo comunque a parlare del posizionamento della Normale nel ranking PCP, ovvero quello che tiene conto di quanti alberi ci sono nel frutteto, per essere pedantemente chiaro, vediamo che siamo ancora una volta nel gruppetto di testa. A livello mondiale siamo il sesto Ateneo. In Europa ci sono soltanto la Scuola Normale e l'École Normale, negli Stati Uniti Caltech, Harvard, Princeton, MIT. Questo intendevo quando dicevo questa è la compagnia che noi vogliamo. Infine discutiamo di un'altra valutazione che ha per noi un impatto molto più diretto, molto più tangibile, la VQR, la valutazione della qualità della ricerca 2004-2010 elaborata dall'ANVUR. I miei discorsi
precedenti, sono pubblici, sono in rete, sono disponibili, quindi posso solo confermare il mio plauso e lo faccio alla presenza del Presidente dell'ANVUR, ma sono cose che ho già detto in sua assenza, mi fa piacere comunque farlo in sua presenza. Questo ranking, questo sistema valutativo è di fondamentale importanza. Soltanto un feedback forte e coerente, basato su risultati oggettivi, potrà far migliorare il sistema universitario. Sono del tutto inutili regole, regolamenti, codicilli e vari garbugli messi nel sistema delle norme vigenti. Gli atenei non virtuosi, dal punto di vista finanziario, gli atenei che continuano e continuano a reclutare al ribasso e solo al loro interno, siano puniti. Non deve essere conveniente reclutare docenti mediocri. Questi comportamenti non virtuosi avvengono anche oggi, credetemi, talvolta in maniera sfacciata. Leggete alcuni bandi di concorso, sono in rete, ma il pudore non sembra frenare alcuni. Leggete come sono ritagliati ad personam, contro la logica qualche volta, francamente qualche volta contro la decenza. Solo un sistema valutativo efficace può innescare una spirale virtuosa che porti alla crescita del sistema. Dal punto di vista della normale, questa prima applicazione di un sistema valutativo ministeriale è stata positiva. È il risultato di questo nuovo modello premiale, dal punto di vista del finanziamento, è stato molto positivo. Così positivo che abbiamo restituito soldi al sistema, perché il modello premiale avrebbe portato una cifra, ma c'era un limite a quanto gli atenei potevano ricevere, quindi non abbiamo potuto ricevere quella cifra. Ma non mi sto lamentando, vorrei che fosse chiaro, questi sono soltanto i primi passi che stiamo percorrendo. Di tutti i parametri, tantissimi parametri che l'ANVUR produce, voglio menzionarne uno solo perché si riallaccia alle parole deliberatamente dure che ho usato poco fa. Il parametro è proprio quello della qualità del reclutamento. In sintesi, l'ANVUR ha confrontato la qualità media dei ricercatori e dei professori reclutati in un certo settore nei diversi atenei, per capire chi reclutava i più bravi, semplicemente, e non solo. L'ANVUR ha valutato la performance dei reclutati rispetto a coloro che reclutavano, quindi chi stava migliorando il suo valore, secondo gli indicatori ANVUR, per carità, secondo quella particolare metrica. Da questa analisi nasce uno degli indicatori, appunto. Bene, la normale è al primo posto. Reclutiamo dunque i migliori e cresciamo di qualità nel nostro staff. Dobbiamo esserne orgogliosi, lo siamo, e soprattutto dobbiamo continuare su questa strada. Questo è particolarmente importante per noi oggi. Stiamo elaborando un piano molto articolato di reclutamento, sia a livello di professori associati, sia a livello di professori ordinari, in tutta la scuola, ma ovviamente il numero più rilevante riguarda proprio qui, l'Istituto di Scienze Umane e Sociali. Stella polare di questo piano è la considerazione che la normale può essere presente solo dove può esprimere una misurabile presenza al massimo livello. Questo vuol dire valorizzare le risorse umane disponibili e investire in modo mirato sui soli settori strategici. Già oggi, prima ancora dell'entrata in vigore del nuovo statuto, sono in corso qui a Firenze le selezioni per 3 posti di professore associato, al SUM non ce n'erano, per 3 posti di ricercatore, neppure questi esistevano al SUM, sono già 5 i bandi per giovani postdoc. Sono solo i primi passi per la creazione di una comunità di ricerca e studio qui a Palazzo Strozzi. Abbiamo già con noi a tempo pieno il professor Giliberto Capano, grazie a una convenzione con l'Università di Bologna, gli do il benvenuto. Sottolineo che intendiamo fare ricorso sistematico sia a Firenze sia a Pisa alle diverse opportunità di reclutamento offerte dalla legge 240. Questo è molto importante perché in una comunità piccola il rischio di ingessare la comunità è molto alto. Dobbiamo avere la flessibilità per scegliere i settori giusti, per muoverci nelle direzioni giuste e per fare le proposte vincenti ai nostri allievi. A proposito di opportunità offerte dalla legge,
Sono molto orgoglioso del livello di condivisione che ha trovato nella scuola la proposta di agire in modo deciso sui pensionamenti anticipati. È stata una scelta delicata. Abbiamo forse chiesto un sacrificio ai nostri ricercatori più senior, ma l'interesse dell'istituzione ha prevalso. Desidero sottolinearlo, le risorse che si libereranno saranno destinate proprio alla politica a favore dei giovani e al ringiovanimento della scuola. Potremo anche finanziare nuovi percorsi per assistere i nostri giovani nell'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso stage, sia nelle nostre strutture interne, laboratori, biblioteca, archivio, sia presso realtà esterne, sia pubbliche sia private. L'altro indicatore utile è questo, il numero delle domande di ammissione alla scuola. Questo numero è sempre altissimo e ci permette di continuare a coprire i posti disponibili attraverso una selezione severa. Cosa vuol dire severo? Per il corso ordinario, il prelaurea, questo vuol dire che viene ammessa una persona all'incirca ogni 20 che fanno domanda. L'aumento che vedete nell'ultimo anno in particolare, quell'ultimo pallino che è salito, è frutto soprattutto della crescita delle domande di ammissione al corso di PhD. Ne sono particolarmente felice. Proprio da quest'anno, infatti, abbiamo cambiato la struttura del nostro corso di perfezionamento, ve l'avevo anticipato. Ai nuovi perfezionandi, la scuola rilascerà il titolo globalmente intelligibile di Philosophia Doctor, a seguito di un percorso chiaro, formalizzato in modo da assicurare l'allineamento con le migliori esperienze internazionali. E sempre più internazionale sarà l'ambiente dei nostri corsi post laurea. Sempre più ci porremo in una prospettiva internazionale. Sempre più dovremo selezionare, accogliere e preparare allievi in questa prospettiva. Credo che la cresciuta attrattività della nostra PhD School sarà ancora più visibile dal prossimo anno, perché potremmo dare notizia della nostra offerta per tempo. Come sapete, l'anno scorso sono partiti gli accreditamenti e tutto si è svolto con grandissimo ritardo. Ma già se guardiamo ai dati parziali del PhD di quest'anno, e sono dati parziali perché alcune selezioni sono in corso, possiamo essere abbastanza contenti. Questi sono gli atenei dove hanno conseguito il titolo, l'equivalente della laurea, per essere ammessi alla scuola normale i selezionati di quest'anno. La dimensione internazionale credo sia misurabile, credo sia visibile, è quello che volevamo. Visivamente credo che sia abbastanza chiaro. La mappa è un po' distorta, ma per motivi ovvi, non mi rendo conto, ma insomma, penso sia facilmente interpretabile. Non solo, questa comunità che si andrà a raccogliere qui a Firenze e a Pisa, questa comunità avrà delle opportunità per ragionare su questa dimensione internazionale grazie a una rete molto importante di scambi che la scuola ha già attivi. Questi sono gli scambi che sono materialmente avvenuti nel 2013. Ognuna di quelle frecce vuol dire una persona che si è spostata. Questa rete di scambi, di offerte verrà ulteriormente ampliata perché vogliamo aggiungere gli atenei giusti, i luoghi giusti per i nostri allievi nelle nuove discipline. Tornando ai dati sulle domande, è particolarmente significativo per questa giornata menzionare che sono stati avviati da quest'anno i primi corsi di PhD basati qui all'Istituto, Scienza Politica e Sociologia, Civiltà del Rinascimento. In particolare per Scienza Politica e Sociologia vi segnalo che questo ha avuto il 70% delle domande da atenei stranieri, da allievi laureati in atenei stranieri. Un livello di attrattività che ci conforta e ci incoraggia a proseguire su questa strada. Per la prima volta dal punto di vista della scuola normale, chiamiamola storica, abbiamo attivato percorsi in collaborazione con altre istituzioni, in particolare con l'Università degli Studi di Bologna e con l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. È una scelta strategica e siamo davvero lieti di aver trovato partner forti e con una solida reputazione per avviare questi percorsi. Desidero poi sottolineare che i nostri collegi dottorali fiorentini e nelle nostre aule qui a Palazzo ci sono
presenze preziose di persone, di docenti provenienti, oltre che da questi istituti partner, anche da altre istituzioni, in primo luogo naturalmente dall'Università di Firenze, ma dall'Università di Pavia, di Pisa, di Napoli, Federico II, di Roma III, da UCLA, dalla Humboldt, dalla Goethe Universität, dalla soprintendenza del Polo Museale Fiorentino. E qui vedo Cristina Acidini, le rinnovo il mio benvenuto affettuoso e la ringrazio ancora per il suo intervento, come sempre impeccabile, sabato scorso al simposio di apertura. Siamo anche molto soddisfatti dell'attenzione che i nostri programmi hanno ricevuto da altri enti. I nostri corsi a Firenze e a Pisa sono oggi finanziati dal Ministero per gli Affari Esteri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Istituto Italiano di Tecnologia, dallo European Brain Research Institute, dalla Fondazione Pisana per la Scienza, dalla Banca Unicredit, dall'Università di Siena, dal Consorzio Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali. La Normale si è aperta a queste collaborazioni e si vuole aprire sempre di più. Siamo a disposizione del Paese per contribuire alla sua crescita civile, culturale ed economica. Credo, spero, troverete moltissimi segnali concreti di questo nella relazione di oggi. E approfitto della presenza con noi del sindaco di Capanneri, che mi spiace non abbia trovato da sedere, ma se vuoi ti puoi accomodare qui. Lo ringrazio ancora per essere con noi, per farvi sapere che stiamo realizzando con il suo comune un'iniziativa molto importante per il trasferimento tecnologico nell'ambito delle nanotecnologie. La scuola è aperta a collaborazioni industriali e con tutte le imprese. Scontiamo qualche pregiudizio che ci fa immaginare isolati e un po' polverosi. Non è così, almeno ora non è così. La fusione è stato uno stimolo per alzare in maniera sensibile il livello dei servizi informatici e bibliotecari sia a Firenze sia a Pisa. La scuola si delocalizza, ma non duplica e non spreca risorse. In quest'ottica sono stati potenziati i servizi informatici della biblioteca, che saranno basati su cloud computing, sia per gli applicativi visibili all'utente, sia per il back office. Abbiamo fiducia che porteranno a una razionalizzazione dei flussi di lavoro. Il nuovo strumento per la ricerca bibliografica di cui si è dotata la biblioteca in questi giorni è davvero allo stato dell'arte e si allinea con le biblioteche di livello della British Library, della Bodleian Library e delle Boston University Library, solo per menzionarne alcune. Per il corso in Civitale del Rinascimento, poi, la partnership strutturale con l'Istituto di Studi sul Rinascimento, che sta in questo stesso edificio, è garanzia di una biblioteca specializzata senza uguali, proprio qui. La fusione e il rapporto speciale con il Comune di Firenze fanno sì che sia disponibile da subito un nuovo collegio, una sede di grande prestigio che ulteriormente rafforza la nostra presenza e ci consente di realizzare appieno il modello formativo tradizionale della scuola. Ho menzionato i due corsi di PhD già avviati, ma non è finita qui. Anzi, in termini di numeri non siamo neppure a metà strada. L'obiettivo che ci poniamo è di arrivare a un'offerta dottorale dell'istituto che sia della stessa dimensione dell'offerta dottorale nelle classi, quelle tradizionali delle sede pisane. Il perimetro disciplinare dunque si allargerà ulteriormente, senza duplicazioni, e all'interno dell'area delle scienze umane e sociali che abbiamo fissato nel nome dell'istituto e nel nostro statuto. Ringrazio il personale tecnico amministrativo della scuola in servizio qui all'istituto a Firenze per la pazienza e per la collaborazione con cui ha partecipato a questa transizione. Non siamo ancora del tutto a punto, lo so, ma vi assicuro che la valorizzazione della vostra professionalità è una delle nostre prime priorità. L'istituto ha sede a Firenze e qui vogliamo fare sistema. Le opportunità sono straordinarie per la dimensione davvero internazionale e per la visibilità mondiale della città. Qui cercheremo alleanze e collaborazione sia con gli enti nazionali sia con gli enti internazionali che qui hanno sede. In primissimo luogo però è per noi fondamentale poter contare sulla vicinanza dell'amministrazione della città e dell'Ateneo Fiorentino. Ecco perché sono molto felice che siano qui con me i rappresentanti di queste due istituzioni al massimo livello,
Ringraziando ancora entrambi per la loro presenza, do la parola al vice sindaco Giachi e al rettore Tesi. Grazie Cristina. In piedi solo perché sono più bassa del rettore Beltrami e quindi posso provarci. Sono molto onorata e lieta di essere qui a rappresentare la mia città e anche un po' emozionata, lasciatemelo dire, perché questo istituto per me non è soltanto un'istituzione importante e la fusione con la Normale non è soltanto un evento straordinario per la città, è anche un luogo che è stato un luogo di lavoro mio personale a cui sono molto, molto affezionata. Devo dire che oggi salutiamo la presenza a Firenze di un altro Ateneo che si affianca all'Ateneo Fiorentino, all'Università degli Studi di Firenze, e accresce il presente di una città che ha avuto un passato nelle scienze, nella formazione e nella ricerca glorioso. Un passato che è testimoniato dai musei scientifici che oggi l'Università governa, e un presente che è testimoniato dai numerosi centri di ricerca e strutture di ricerca che hanno sede sul nostro territorio. Il SUM è stato uno di questi centri per quanto riguarda le scienze sociali e la fusione con la Normale di Pisa, oggi scuola normale superiore del paese, è un destino bello che compie un progetto che era fin dal suo esordio ambizioso. Devo dire, se questa fusione è possibile, perché una quindicina di anni fa c'è stato a Firenze chi si è concesso la possibilità di pensare che la sfida di una formazione di eccellenza, con questa parola spesso esecrata e forse anche esecrabile qualche volta nell'ambito dei nostri lavori, c'è stato chi ha pensato che il Paese dovesse concedersi questa possibilità e potesse farlo. E allora l'intuizione di Aldo Schiavone, supportato da Mario Citroni e da un gruppo di professori entusiasti, vedo qui Mario Labate, Paolo Desideri, ma ce ne saranno altri di cui non ho ancora incrociato lo sguardo, la sensibilità dell'Università di Firenze, l'entusiasmo dei primi docenti e studenti di dottorato e di postdoc che venivano dall'Italia e da tutto il paese hanno fatto il resto. Oggi salutiamo una fusione, la prima, diceva Fabio Beltram, è vero, che è l'unica risposta possibile a uno scenario di crisi che non è più una fase da superare. È probabilmente uno scenario a cui dovremo adeguare i nostri mezzi, i nostri strumenti di lavoro. E le fusioni tra istituzioni così importanti, anche se diciamo non commisurabili per storia e per dimensioni, sono la risposta migliore che il sistema paese può dare alla domanda di migliore qualità, di adeguamento agli standard internazionali, ma soprattutto di risposta al bisogno di formazione e di dotazione di strumenti intellettuali e professionali che questo Paese chiede e di cui ha bisogno. Allora ecco, tutto questo ci porta oggi a festeggiare l'inizio di un ciclo nuovo e di un destino ambizioso. Apprezzo la sfida dei prossimi anni di entrare nei primi centri di formazione nella materia delle scienze sociali, di alta formazione su questo campo. E credo che sia una delle risposte che questo Paese si attende in una fase in cui finalmente, credo, la scuola e la formazione sono diventate un obiettivo di governo, non solo come serbatoio a cui attingere per tagliare risorse, ma come luogo di incardinamento di una politica di crescita del Paese che è indispensabile. Saluto anche il professor Ciliberto, c'era anche lui in questo manipolo di promotori tanti tanti anni fa. Ecco, bene, io saluto per la città e per questo porto davvero l'augurio del sindaco Dario Nardella e mio personale alla Scuola Normale che inaugura oggi il suo ciclo di dottorato. Si inaugura una fase importante per questa città, per il paese e anche per tutti gli studiosi e gli studenti che vorranno qui formarsi e specializzarsi. Credo che lo dobbiamo alla nostra storia, lo dobbiamo al nostro presente e credo che lo possiamo offrire al mondo
della cultura e degli studi nazionale e internazionale. Ecco, devo dire, le difficoltà non sono mancate, le difficoltà sono presenti sullo scenario nazionale. I rappresentanti delle istituzioni lo sanno in quali acque faticose e navighiamo, ma non dobbiamo mai rinunciare agli obiettivi più ambiziosi e anche a quelli che sembrano al di fuori delle nostre possibilità reali. Soltanto tendere verso quegli obiettivi ci può portare ad affrontare le difficoltà che sono indispensabili da superare e, diciamo, saltare i fossati che ci si parano dinanzi. È per questo appunto che sono molto orgogliosa di avere a Firenze la scuola normale, sono molto orgogliosa che non si chiami più solo normale di Pisa, anche se questo suo nome onora un grande passato e un grande presente, e sono contenta che tanti nuovi dottorandi potranno formarsi qui a Firenze, in questo luogo bello, anche se piccolo, con la possibilità di avere nella città non solo una partner, un compagno di cammino, ma anche un luogo che possa davvero essere terreno di ispirazione, luogo di ispirazione e anche luogo di progettazione del futuro, perché questo è stata Firenze e questo Firenze non può rinunciare ad essere e non vuole rinunciare ad essere. Grazie davvero e buon anno accademico. La parola al magnifico rettore Tesi. Con Alberto Tesi c'è a parte un rapporto personale, ma c'è stata condivisione e l'abbiamo sempre tenuto informato di ogni passo del lavoro che stavamo facendo, abbiamo sempre trovato in lui suggerimenti utili, preziosi, intelligenti e tanto supporto, e questo ancora voglio dargli atto e ringraziarlo ancora una volta. Alberto. Grazie Fabio, buongiorno a tutti, saluto le autorità, in particolare il prefetto qui presente, saluto le colleghe e colleghi, saluto gli studenti che sono qui presenti e tutti i gentili ospiti a questa giornata di inaugurazione, che è una giornata importante perché segna un nuovo inizio. Io sono davvero, quando Fabio Beltram mi ha contattato, ho cercato in tutti i modi di liberarmi per poter essere presente, perché ritengo che oggi sia una giornata importante certamente per la scuola normale superiore, ma penso per tutto il sistema universitario nazionale. È importante perché ovviamente tutti sapete che insomma, il SUM a voi noto è nato un po' dall'Università di Firenze, quindi è chiaro che c'è anche uno sguardo verso il passato, a quella che è stata un'esperienza importante con la quale ho condiviso gli ultimi anni con un ottimo rapporto con Mario Citroni, abbiamo condiviso e sempre siamo riusciti a fare iniziative che credo siano risultate importanti, soprattutto per quanto riguarda i dottorandi, i dottori di ricerca che hanno seguito i programmi dottorali che abbiamo condiviso insieme con l'università. Ed è anche importante perché io credo davvero che questo passaggio, diciamo, a una scuola normale superiore con 3 classi in qualche modo permetta al sistema regionale toscano di avere ancora una maggiore visibilità e una maggiore importanza. Vorrei sottolineare questo punto perché talvolta non si riflette, ma la regione toscana ha un sistema universitario molto variegato, molto articolato e che credo nessun'altra regione nel nostro paese possa vantare, perché ha 3 grandi atenei, Firenze, Pisa e Siena, un ateneo per stranieri sempre a Siena e poi delle scuole superiori prestigiose come la scuola normale, l'istituto Sant'Anna e anche l'istituto di alti studi di Lucca. Credo che questo, avere adesso una scuola normale che ha al suo interno una classe in più e che guarda un'area così importante, caratterizzata fra l'altro da un'attrazione internazionale evidente, visto anche la percentuale di domande per il programma di dottorato che vengono da altri paesi, sia una ricchezza per il sistema regionale, sia una ricchezza per il nostro paese.
Vorrei anche dire ovviamente che l'Ateneo di Firenze ha piena disponibilità di collaborazione, come in questi anni c'è stata con il SUM e c'è stata anche con la scuola normale. Io credo che i campanili esistono, ma insomma, come dire, fra i professori e gli studenti esistono un po' meno, perché di fatto quando facciamo ricerca, quando facciamo alta formazione, è chiaro che è necessario fare massa critica, è necessario andare al di là delle singole stanze del singolo Ateneo, e credo che questa operazione permetterà, anche avendo un luogo fisico qui a Firenze dove la scuola superiore normale ha una sua sede, faciliterà ancora di più le collaborazioni, diciamo, che già sono state e sono in questa fase. Vorrei quindi concludere dando la piena disponibilità del nostro Ateneo, augurando ovviamente a Fabio Beltram di poter conseguire gli obiettivi importanti, importanti per la scuola normale superiore, ma importanti, vi direi, per tutto il sistema universitario nazionale. Sappiamo che il paese tutti è in difficoltà, sappiamo che le università vengono da un periodo non facile, c'è stata una riforma molto impegnativa, però siamo certi che l'università e in particolare l'attenzione alle aspettative dei giovani in formazione sia una delle poche possibilità per il rilancio del Paese. Per fare questo dobbiamo continuare, e mi associo a quanto ha detto Fabio Beltram, a rendere sempre più rigoroso il reclutamento di docenti presso le università. Dobbiamo cercare in tutti i modi di agevolare i giovani che hanno capacità, che casomai sono privi di mezzo. In questo io credo che la scuola normale da tantissimi anni questo lo fa, e credo che insieme su questi temi possiamo dare una risposta importante per il nostro Paese. Quindi auguri per la neonata, per il neonato istituto qui a Firenze, piena collaborazione, e davvero mi auguro che gli obiettivi ambiziosi che ti sei prefisso in questi anni che ti rimangono di mandato, ricordiamo che il mandato è unico, anche questa è una riforma che abbiamo fatto e credo sia anche questo un aspetto importante, li possa centrare, e ovviamente a tutti e in particolare a coloro che si impegneranno per dare un nuovo sforzo, un nuovo rilancio alla scuola normale superiore di grandissime tradizioni e di grandissima importanza nel panorama internazionale, che sappia continuare la gloriosa storia rafforzandola in ognuno di noi. Grazie. Grazie Alberto, raccolgo sicuramente e me l'aspettavo la disponibilità dell'Ateneo, e su questa ci contavamo, lo sai, dall'inizio era un aspetto qualificante di questa operazione. Ti ringrazio anche per aver ricordato che il mandato è unico, perché questa è fonte di grande serenità e gioia per tutti quanti noi, per me in particolare. Ora è previsto, vedete, nella giornata un intervento del presidente dell'ANVUR Stefano Fantoni. Era un intervento obbligato, se ci pensate, alla luce di quanto ci siamo appena detti, di gran parte della discussione che abbiamo avuto, sentire una riflessione da parte del Presidente, che ha fatto centro, perfettamente centro, proponendo come tema la valutazione nelle scienze umane, problemi e prospettiva. Mi piacciono soprattutto le prospettive, i problemi mi danno l'itterizia di solito, quindi me ne giovo di meno. Diamo sicuramente a lui la parola. Noi ora ci sposteremo, quindi vi preannuncio anche la lectio magistralis del professor Terro, peraltro misspelled sul lucido, che verrà introdotto dalla professoressa Donatella della Porta. Quindi vi saluto, vi ringrazio per essere venuti, e apriamo quindi anche qui
nella sede stupenda di Palazzo Strozzi l'avvio delle attività e del nuovo anno accademico, con un augurio di buon lavoro a tutti noi, un buon lavoro, sottolineo, insieme, esattamente nello spirito e nelle parole che abbiamo sentito da Cristina Giacchi e dal Presidente e dal Rettore Alberto Tesi. Grazie ancora e Stefano. Buongiorno a tutti, fatemi prima di entrare nel vivo della relazione di quello che appunto voglio dirvi, raccontarvi riguardo alla valutazione delle scienze umane, fatemi innanzitutto ringraziare Fabio Beltra, ringraziare Mario Citroni e tutti coloro che operano in questo lavoro importante, in questa fusione, come avete chiamato, che c'è stata, in una giornata così importante che mi onora indubbiamente e che certamente è una dimostrazione di ciò che secondo me e quindi secondo l'ANVUR dovrebbe avvenire in maniera più sistematica in questo paese. Io ho ascoltato con molta attenzione le parole di chi mi ha preceduto, in particolare le parole di Fabio Beltram, devo dire apprezzandone moltissimo l'accettazione del paradigma della valutazione che lui ha messo in evidenza in maniera sistematica, mettendo anche in evidenza alcuni valori che credo debbano essere propri del sistema universitario italiano, quale la ricerca. Ha parlato molto della ricerca, ha parlato di quanto la ricerca deve essere anche la guida per la didattica universitaria. Università è università in quanto si insegna con la ricerca, attraverso la ricerca, e questo certamente non va dimenticato. Lo dico anche perché noi come ANVUR siamo anche stati soggetti a delle critiche, perché ci è stato detto che abbiamo posto troppo l'attenzione sulla ricerca e troppo poco sulla didattica. Questo è forse anche vero, noi siamo partiti e quando si parte da qualcosa, però volutamente siamo partiti dalla ricerca perché riteniamo, così come è stato accennato poc'anzi, che la ricerca sia la base fondamentale della formazione universitaria, sia quella di laurea che quella post laurea. Devo dire anche molto rilevante il fatto che l'internazionalizzazione abbia un'attenzione così forte anche in questo istituto. Sentito numeri importanti e significativi che denotano un'attrattività di queste realtà molto significative che fanno onore al Paese. E sono anche presente ad un evento che viene chiamato un evento di fusione. Fusione intesa come una delle soluzioni, anche il sindaco ha parlato di fusione, diciamo, come un qualche cosa inevitabile nel paese, perché siamo in un momento in cui la crisi ci pervade. Io credo che fusione sì, ma con molta attenzione bisogna fare, e attenzione a non fondere cose che non si possono fondere,
Mentre invece quello che sta succedendo in questa operazione è un'operazione molto interessante in cui si arricchisce, in cui i due istituti in buona sostanza si arricchiscono l'uno con l'altro, e la Scuola Normale Superiore, adesso ho imparato, non più pisana ma nazionale, ha adesso una valenza certamente molto significativa e ancora più forte di quanto non avesse prima. Bene, questo è un fatto che l'ANVUR saluta con molto piacere, e ricordo anche che mi è sembrato di sentire nelle parole del direttore della Scuola Normale una valenza che le scuole superiori devono avere, cioè le scuole normali certamente hanno il ruolo di fare della formazione a livelli molto alti, a curare l'eccellenza assoluta nel paese, sentito che la parola eccellenza va dimostrata, è stato ricordato, no? Non è una cosa che esiste a priori, ma insomma non mi sembra che questo sia un concetto avulso dalle scuole superiori italiane, in particolare la Scuola Normale, e anche devono operare come centri di come dire, di nuove formazioni, nuove tematiche di ricerca, come centri di idee, anche rispetto alle università che, essendo più grandi, generaliste, che quindi hanno più difficoltà a muoversi in territori nuovi, non lo possono fare. Quindi in questo senso io credo che saluto con molto piacere quello che è avvenuto, e credo che sarà certamente foriero di importanti risultati per quanto riguarda il sistema universitario italiano. Detto questo, vado alla parte più vicina a quanto volevo dirvi, anche qui facendo una premessa, dandovi prima delle novità, diciamo, non so se sono delle novità, ma insomma, che comunque di nuovo fanno riferimento ad un grado di penetrazione e di accettazione da parte del sistema universitario di quella che è stata l'introduzione della valutazione molto significativo in questa ultima distribuzione di finanziamenti, quello che si chiama FFO. Il Ministero ha deciso di allocare dei finanziamenti per la prossima VQR, quindi la prossima VQR parte da ora, anzi è già partita, dal punto di vista di quelle che sono i lavori in corso da fare per poterla partire, per cui diciamo, le università si aspettino che circa a metà del prossimo anno sarà richiesto quel lavoro molto faticoso che avete fatto già nel primo esercizio, ma che è stato secondo me foriero anche di importanti risultati. Quindi in questo senso io credo che il fatto che la VQR si stia dimostrando un'operazione periodica ormai va anche ascritto al livello di accettazione che le università hanno avuto di questi risultati, che fa un grande onore al sistema universitario, che forse non viene molto citato e ricordato dalla nostra stampa, che non capisce nemmeno, come diceva il direttore Fabio Beltramo, il concetto di normalizzazione, lo capisce molto poco, ma anche evidentemente non è attenta al fatto che il merito in fondo è un qualche cosa che il sistema universitario ha acquisito e ha sposato con tutte le sue forze, anche nelle grandi difficoltà che ha riscontrato nel portarlo avanti, cosa che invece, devo dire, questo concetto del merito io non lo vedo così chiaro in altri settori della società italiana. Ecco. Quindi forse questo andrebbe tenuto presente, mi pare che sia un fatto molto positivo per il nostro sistema. Ci sono problemi ovviamente, però insomma intanto questa cosa è stata accettata. E vi ricordo anche i tempi, noi come VQR siamo partiti 3 anni fa nel nostro lavoro,
In 3 anni è avvenuto tutto, tutta questa valutazione ha avuto una penetrazione molto alta all'interno dell'università e la sta avendo anche per quanto riguarda la qualità del reclutamento, quindi nel sistema universitario le cose si fanno e si fanno anche nei tempi giusti, come mi pare questo governo stia continuamente cercando di richiedere. Quindi anche questo è un esempio che il sistema universitario sta dando, che posti certi obiettivi, questi obiettivi cerca di portarli avanti nei tempi giusti e nei tempi adeguati che servono per farlo. Ecco, detto questo, fatemi adesso entrare nel merito di quanto volevo dirvi, che sono appunto la valutazione che riguardano la valutazione nelle aree che riguardano le scienze umane, io aggiungo anche giuridiche in generale, scienze umane, giuridiche e sociali, così ho imparato a dire perché altrimenti alcuni si offendono. Quindi io da fisico le chiamavo solo scienze umane, ma sbagliavo evidentemente, scienze umane, giuridiche e sociali. Perché questo? Beh, perché naturalmente siamo qua, questo è certamente un tema che vi interessa maggiormente, ma anche perché in questo settore noi come agenzia abbiamo avuto il maggior numero di difficoltà, il maggior numero di difficoltà che è dipeso da vari fattori, non ultimo il fatto che il sistema di valutazione della qualità nelle aree cosiddette bibliometriche che si raccolgono in quelle che sono le aree tecnico-scientifiche hanno una, ormai una tradizione abbastanza consolidata, non so se mi sentite ancora. Ecco, sì, forse devo avvicinarmi ancora di più, ecco. Attraverso tutti i meccanismi di database consolidati, di citazioni, che quindi possono farci pervenire a misure di qualità che sono abbastanza comuni ormai vissute in quelle discipline. Nelle aree invece delle scienze umane, giuridiche e sociali la cosa è diversa, tali database non esistono, e anche tutto sommato la tradizione che queste aree hanno percorso non sono state così vicine a questo criterio di valutazione qualitativa, per cui in certe nostre valutazioni, non per la VQR, ora arriverò a questo, ma in altre si è trattato più di valutazioni quantitative che qualitative, e questo è un problema che va risolto. È un problema che va risolto. Allora, io in quello che vi dirò terrò tre livelli di valutazione. Uno è la VQR, di cui ho un po' già parlato, ma ci ritornerò. Un'altra è l'abilitazione nazionale, la tengo come polo, anche se riguarda molto poco, molto all'atere l'attività dell'agenzia, ma che comunque ha avuto un impatto molto forte nel mondo universitario italiano, e quindi non parlarne io credo sarebbe ipocrita, anche se, ripeto, noi abbiamo vissuto l'abilitazione nazionale più come un incarico che ci ha aggravato molto più che veramente un nostro obiettivo. E terzo, il dottorato. Questi tre livelli li voglio menzionare insieme perché io credo che in realtà nel nostro paese bisogna continuare ad avere una coerenza valutativa per tutti questi piani di valutazione. Questo è importante, riuscire a parlare con gli stessi termini e con gli stessi concetti per la valutazione di tutte e tre questi campi. Allora, io credo che sulla VQR mi pare ci sia
un consolidato apprezzamento per quello che è stato fatto. Ripeto, la penetrazione dei dati della VQR è stata, anche dal mio punto di vista, inattesa. Io, come oggi, abbiamo sentito oggi il direttore della scuola normale, ma anche in altre inaugurazioni di anni accademici, i rettori considerano i risultati che hanno ottenuto nella VQR come base per la programmazione delle loro attività. Per cui vuol dire che c'è stato un prima e un dopo questo evento. Nell'ambito delle scienze umane, sociali e giuridiche, come credo sappiate, noi abbiamo utilizzato, per quanto riguarda la valutazione dei prodotti della ricerca, esclusivamente referì esterni. Quindi i referì esterni nell'ambito delle aree bibliometriche sono stati usati poco, sono stati usati laove diciamo l'insieme degli indicatori che sono stati usati e che non sono l'impact factor come solo l'impanzi e l'impact factor molto collateralmente, ma sono stati altri e combinati insieme, per la verità, ma laove questi indicatori non davano un giudizio chiaro ma ambiguo, siamo ricorsi anche in quel caso a referire. Ma siamo ricorsi anche a referì, diciamo, anche per fare delle verifiche di consistenza tra quelle che sono una valutazione bibliometrica e una valutazione fatta da peer review. Nell'ambito invece delle aree umanistiche abbiamo usato al 100% valutazioni esterne, ma abbiamo anche fatto una cosa criticatissima nell'ambito delle aree umanistiche, cioè quello di cercare di mettere un ordine, ove è possibile, in quelle che sono le numerosissime riviste in quest'area. E quindi facendo una classificazione di queste riviste, una prima grande classificazione che ha voluto dire scientifiche o non scientifiche, quindi e tra le scientifiche quelle di fascia A e quelle non di fascia A. Quindi c'è stato un lavoro molto intenso che è stato condotto da questo punto di vista, molto meno accettato che la VQR nel suo complesso, ma che però voglio dirvi che con tutti i suoi limiti, che naturalmente io credo che dovremmo cercare di migliorare e di considerare con molta attenzione, però già con questi suoi limiti i check, i controlli di consistenza che noi abbiamo fatto con la VQR mostrano che non sono così male queste classificazioni. Noi abbiamo fatto dei controlli con la VQR, cioè siamo andati a vedere quante di queste riviste di fascia A erano state prese in considerazione dai referì esterni nel lavoro della VQR, abbiamo trovato una coerenza di circa il 90%, per cui succede che i referì esterni hanno valutato molto bene quei lavori che sono stati pubblicati, guarda caso, nelle riviste di fascia A. Quindi forse i nostri esperti non hanno lavorato così male, diciamo. Quindi io credo che questi aspetti vadano tenuti in conto per quello che riguarda gli esercizi futuri. Tenete presente che si sta parlando di 67.000 riviste, quello è quello che noi abbiamo, un numero stratosferico di riviste che abbiamo diviso in due fasce, scientifiche e non scientifiche, circa il 40-50%, e le riviste di fascia A sono, ora dipende dalle varie aree, purtroppo
ma insomma le tabelle sono note, sono scritte nel nostro sito, diciamo a seconda delle varie aree sono il 7-8%, quindi in realtà quindi un ordine molto forte è stato fatto, imperfetto, probabilmente va migliorato e i nostri esperti sono, nuovi esperti sono al lavoro su questo proprio per verificare questa classificazione, ma un certo ordine è stato inserito. Io credo che questo vada un plauso alle persone che hanno fatto questo lavoro. Noi al nostro interno nell'Anvur abbiamo un esperto, uno storico, Andrea Graziosi, che si occupa specificatamente di questo problema e quindi credo che possiamo andare forse, se ci riusciamo, verso anche la valutazione nelle aree umanistiche, verso una peer review quantomeno informata, proprio perché diciamo certe informazioni ce le abbiamo, con tutte le cautele che queste classificazioni devono avere. Quindi questo vi dà una piccola prospettiva che noi stiamo mettendo davanti a noi per quanto riguarda le aree umanistiche, cioè quello di andare sempre di più nella direzione di vedere quanta consistenza esiste tra una classificazione delle riviste e il lavoro della peer review. Perché stiamo ostinatamente perseguendo questo? Stiamo ostinatamente perseguendo questo perché abbiamo visto che la peer review non è così priva da critiche come si possa pensare, e non lo è assurdamente, forse diciamo o paradossalmente, di più nelle scienze umane che non in quelle bibliometriche. Nelle scienze bibliometriche la coerenza tra la peer review e la bibliometria è molto alta, fermo restando che un giudizio di un referì esterno è genericamente più severo che non la bibliometria. La bibliometria è più generosa, nella bibliometria c'è un eccellente, un referì esterno può avere difficoltà a dire che un lavoro è eccellente, e quindi ci sono delle differenze che vanno tenute in conto. Nelle aree umanistiche ovviamente noi non abbiamo questa coerenza perché non abbiamo la controparte, però ci sono dei problemi di piccoli settori, di piccole aree dove i problemi di conflitti di interesse sono molto alti, e quindi noi abbiamo assistito a valutazioni di referì molto diverse tra di loro, e credo che questo diciamo sia un problema al quale noi dobbiamo prestare maggiore attenzione. Dobbiamo prestare maggiore attenzione sia nella fase di scelta di costruzione dei panels. I panels devono essere necessariamente di alto livello, così come lo sono stati anche nell'esercizio precedente, ma ancora di più, forse in certe aree, almeno in un paio di aree di quelle che noi abbiamo costruito, credo qualche problema ci sia stato, questi vanno evitati, staremo molto più attenti in questo esercizio futuro. E anche entreremo più nel dettaglio di informare con guidelines più specifiche i referì esterni, proprio per poter avere delle informazioni dalle quali noi possiamo estrarre ma con più chiarezza diciamo, delle situazioni che poi vanno verificate a livello interno e non solo a livello esterno. Quindi in questo senso noi ci stiamo preparando a un lavoro di questo tipo. Non solo questo, ma ci sono anche delle classificazioni delle tipologie di lavoro che sono molto importanti. Per esempio, forse noi abbiamo non valutato correttamente nel passato esercizio il valore delle monografie. In certe aree le monografie sono estremamente importanti, molto di più di quanto noi le abbiamo considerate. Questo noi lo prenderemo in considerazione
e prenderemo in considerazione anche quelli che sono i suggerimenti che ci sono pervenuti e che ci stanno pervenendo proprio nelle varie schemi di possibili prodotti di ricerca, così come si chiamano. So che la parola prodotti a un umanista non gli piace, ma io purtroppo, diciamo, la chiamo così. quindi, insomma, questo per dirvi che noi stiamo cominciando a coinvolgere maggiormente quelle che sono le componenti umanistiche, maggiormente rispetto a quanto abbiamo fatto. Andrea Graziosi sta lavorando con questo, Alessandro Schisaro anche ci sta aiutando da questo punto di vista, ma stiamo contattando direttamente anche le società culturali, le società scientifiche che hanno a che fare con queste problematiche, proprio per arrivare ad una formulazione di un regolamento della WQR che sia consono a queste problematiche. In questo momento il vero problema è del Ministero, il Ministero deve fare un decreto. Io mi auguro che il decreto sia un decreto che non ci vincoli troppo, perché se ci vincola troppo il decreto non possiamo far niente. Io spero che sia così, in modo tale da poter avere una flessibilità a livello di regolamento. E questa flessibilità perché la chiedo? Non tanto per noi, ma perché questa è una flessibilità che ci permette di dialogare. Se vi ricordate, nel passato esercizio noi abbiamo tenuto il regolamento in discussione per qualche mese. Vorremmo fare la stessa cosa anche questa volta, ma per farlo dobbiamo avere se tutto è già fissato non ci abbiamo da discutere, e quindi ci auguriamo che questo non sia, e credo che questo non sarà. Però qui c'è una buona notizia, io credo, cioè che la WQR riparte, e che quindi riparte con la coerenza che stavo dicendo. Passiamo adesso all'abilitazione. Sull'abilitazione dirò pochissimo, tranne che forse qualcosa che possa che si configura di più quasi un togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma veramente non è così, non sono legato in niente, diciamo, all'abilitazione. Però io credo che qualche dato sia necessario che ve lo dica, perché i giornali o anche alcune correnti di informazioni, insomma, hanno anche sparato su queste abilitazioni in maniera secondo me anche poco responsabile. Dunque, alcuni dati che vi voglio dare sono questi. Noi abbiamo verificato che, sebbene il ministro, a quel tempo Profumo credo, abbia indebolito il meccanismo degli indicatori, quindi della mediana in quel caso, molto, con una lettera in cui praticamente ha dato molta maggiore autonomia alle commissioni, e credo che questo abbia favorito il pullulare di ricorsi che altrimenti sarebbero stati in numero molto minori. Comunque tenete presente che il numero di ricorsi che sono andati in porto sono molto pochi, molto meno di quelli che erano nei concorsi precedenti, quindi questo è già un fatto che va detto. Ma a parte questo, dicevo, fermo restando questo, però analizzando i risultati di quanto hanno fatto le commissioni, ad una percentuale molto alta le commissioni si sono attenute invece a questi indicatori, anzi addirittura alcune commissioni hanno richiesto un soddisfacimento ancora maggiore degli indicatori che si dicevano nell'abilitazione. Sto parlando di livelli che rasentano l'80-85%, quindi diciamo solo percentuali molto basse, in realtà solo una percentuale molto bassa degli abilitati non soddisfaceva e non soddisfa diciamo le mediane, il raggiungimento delle mediane. Primo fatto. Secondo fatto, i candidati che sono stati abilitati sono bravi, al 90% sono bravi. Perché i candidati, abbiamo fatto una verifica con quelli che sono i risultati della WQR, e i candidati che hanno preso l'abilitazione sono candidati che sono stati giudicati positivamente dalla WQR. Quasi nella stragrande maggioranza addirittura hanno avuto un valore massimo nei tre lavori che hanno presentato.
Quindi anche lì, diciamo, il risultato non è stato cattivo. Ovviamente è vero che forse certe persone, certi candidati che dovevano essere abilitati non lo sono stati. Quello noi non abbiamo potuto verificare e misurare la quantità di questi candidati. Terza cosa, sono stati abilitati un numero molto alto di giovani non strutturati. È stato il più grande, la più grande immissione nel contesto dell'Accademia di persone non strutturate, ovvero sia di persone che hanno fatto domanda da fuori d'Italia, persone che hanno fatto domanda dagli enti di ricerca. Non era mai avvenuto così in questa misura nel nostro paese. Quindi diciamo anche questo io credo sia un fatto rilevante e credo da giudicare positivamente. Se poi queste persone verranno reclutate o meno nelle università, questo io non lo so, però diciamo il fatto che ci sia stato un attestato di questo tipo io credo che vada scritto con plauso. Quindi vedete che questo vi dice che in buona sostanza questo esercizio che io credo vada rivisto, e sapete che il Ministro ha già elaborato alcune variazioni da questo punto di vista, però l'impianto complessivo è un impianto che ha funzionato, molto complesso, c'è stato un numero enorme di candidati da valutare, e questo naturalmente ha molto complicato tutta l'operazione. Se i numeri caleranno, come sembrano calare già nella seconda tornata dell'abilitazione, sono molto calati, i problemi sono molto ridotti, credo che questo possa essere una metodologia accettabile. Terza cosa è il dottorato. Il dottorato è stato è partito, come sapete, ha visto fra l'altro di nuovo un dialogo molto consistente con l'università, in particolare con la conferenza dei rettori che ha raccolto, ha coordinato, il magnifico rettore dell'Università di Firenze ha molto lavorato su questo coordinamento, e io credo ne vada attestato il grande lavoro che è stato fatto. Però tutta questa operazione ha portato alla fine all'accreditamento, al miglioramento secondo me complessivo di quelli che sono i collegi dei dottorati. Noi adesso abbiamo dei collegi dei dottorati accettabili, è molto migliorata la situazione rispetto a prima, e quindi diciamo nella fase finale abbiamo di fatto accreditato quasi tutti i dottorati, così come si sono evoluti nelle modificazioni che sono venute dai suggerimenti che sono emersi, per cui molto positivo. Sui dottorati, per quanto riguarda le scienze umane, devo dire che ci sono delle normative di legge che imbrigliano un po' troppo questi dottorati, secondo me. Per esempio il problema delle borse di studio ha portato a dei dottorati che io chiamo mostre, un po' troppo grandi. Io credo che su questo si debba lavorare un po', perché naturalmente se il dottorato si costruisce solamente sulla base di vincoli normativi, allora non si fa quello che Beltram diceva prima, cioè i dottorati, la formazione, la ricerca va fatto proprio in funzione di quello che la ricerca vuole, di quello che è l'interesse specifico di una formazione di alto livello. Questo certamente è un problema che va risolto, così come credo che vada anche risolto il problema di consorzis versus non consorzi. Il consorzio, diciamo, ha creato un certo numero di problemi e per esempio assurdamente certi dottorati congiunti con università straniere se ne sono risultati danneggiati o maggiormente appesantiti da queste norme. Io credo che là si debba fare del lavoro, non è certo l'Anvur che lo debba fare, però il Ministero deve pensare a queste problematiche che sono molto importanti. Una terza cosa
che, anzi altre due cose che voglio dire al riguardo sono il fatto che in certe istituzioni, come per esempio la scuola normale, insomma, o altre, diciamo, il vincolo dei tempi è troppo stretto, bisogna lasciare meno vincoli, perché altrimenti soprattutto quei dottorati che attirano molti studenti da fuori d'Italia e che proprio quelli noi vogliamo salvaguardare, quelli è chiaro che diciamo, seguono dei tempi che sono quelli internazionali, non quelli nostri, per cui se noi i nostri tempi li misuriamo quando ormai tutti i buoi sono scappati dalla stalla, non li prendiamo più i buoi, quindi bisogna fare un tuning di queste esigenze adeguato a quelle che sono le prospettive. Infine devo dire sui dottorati, e qui diciamo ovviamente anche ci interessa sapere nelle aree umanistiche come la vostra, come insomma qual è la via giusta, però nelle aree non umanistiche è importante andare a analizzare diciamo per la validità del dottorato i prodotti che il dottorando ha messo in atto. Questo non c'è nella legge, e infatti diciamo noi come ANVUR stiamo insistendo su questo e troviamo opposizioni, non troviamo dei no perché è illogico un no, però ci sono dei no che non si dicono ma si fanno e bisogna vincerli questi no. Il dottorato deve fare la ricerca e deve essere attestabile questa ricerca. Noi abbiamo pensato che questo possa essere fatto anche a 3 anni dopo, che analizzarlo anche 3 anni dopo che il dottorato sia dottorato, proprio in funzione delle aree umanistiche dove la pubblicazione di un lavoro richiede molto più tempo che non nelle aree mediamente, che nelle aree tecnico-scientifiche. Però insomma questo è un fatto importante e mi auguro che insomma che voi altri possiate aiutare in questa non è una battaglia ma insomma in questa prospettiva. Quindi complessivamente io credo che le problematiche che abbiamo riscontrato nelle aree umanistiche prima nella VQR e che abbiamo risolto, come vi dicevo, con una totale peer review. Non credo che potremo nella seconda mandata evitare un 100% di peer review ancora questa volta. E questo badate lo dico diciamo, piangendo, perché la peer review costa, diciamo, quasi l'80% del costo di tutto l'esercizio della VQR è il pagamento dei referì, diciamo, quindi e questo incide sul numero di lavori che vanno presentati, incide su tutto perché se si aumentano i lavori aumenta il costo eccetera, quindi questi vincoli naturalmente sono presenti. Se potessimo arrivare ad uno stadio in cui il referaggio viene aiutato anche con un'attività diciamo di carattere quasi bibliometrico, credo questo sarebbe un vantaggio per tutti. Non ci siamo ancora a questo, ma noi stiamo lavorando per arrivarci. Per quanto riguarda la categorizzazione, sto riassumendo in pratica quello che dicevo, sia per quanto riguarda la VQR ma anche per quanto potrà riguardare una possibile variazione dell'abilitazione quando questa verrà fatta, io credo che le monografie debbano essere tenute in molto maggior conto di quanto siano state tenute fino adesso. Questo lo stiamo facendo, stiamo anche cercando di capire come valutare qualitativamente le monografie attraverso per esempio la recensione su riviste di alto livello, diciamo delle monografie che hanno delle recensioni su riviste di fascia A, diciamo certamente è un valore, ma non necessariamente questa è la soluzione. Sappiamo che anche questo è molto difficile perché non è così facile trovare queste recensioni e comunque non completamente accettato nell'area umanistica anche questo criterio, però insomma questo richiede del lavoro, un lavoro che tutti noi dobbiamo fare e che noi come ANVUR siamo prontissimi a recepire, perché
crediamo che sia importante poterlo fare. E per il dottorato, naturalmente, dottorato, come è stato detto più volte in questo consesso, che è una formazione molto importante per quanto riguarda l'università, è il prodotto finale che l'università dà alla società, quindi è là che si costruiscono, che si costruisce la classe dirigente del futuro, per cui è una cosa molto delicata sulla quale bisogna prestare molta attenzione. È chiaro che noi cercheremo di prestare la massima attenzione possibile, un'attenzione che continuerà ad essere sempre più rivolta ad un accompagnamento delle università verso certe procedure e non nel mero fare quelle graduatorie che appunto si diceva, le graduatorie sono importantissime, ma sono importanti nella misura in cui vengono interpretate, in cui vengono prese in considerazione per governare meglio una certa situazione. È ovvio che se io non esisto da nessuna parte qualche problema ci sarà e quindi mi devo preoccupare, però detto questo, che io sia primo, secondo o terzo può non essere rilevante, però certamente, quindi in questo senso noi cercheremo di essere anche nel prossimo esercizio ancora più chiari di quanto abbiamo cercato di essere nel primo, evitando delle graduatorie complessive, ma cercando, limitandoci come abbiamo fatto, ma poi ci sono state delle usurpazioni di paragonare mele con mele e non mele con pere, che non si può fare, e quindi diciamo cercando di attenerci quanto possibile a giudizi più qualitativi possibili, però alla fine delle fini è chiaro che se noi vogliamo che la valutazione abbia un effetto nella premialità, cosa che sapete è aumentata in questo ultimo esercizio perché siamo passati a un 18%, che significa 1,2 miliardi, 1,3 miliardi rispetto ai 700 milioni dell'anno passato, quindi stiamo andando in quella direzione. Io credo che è necessario che in questo processo l'agenzia debba sempre più accompagnare l'università a far sì che questo avvenga nella maniera più semplice, più fruttuosa possibile, non dimenticandoci, e qui concludo richiamando uno dei ruoli che le scuole superiori e quindi anche una scuola superiore come la vostra ha, di essere sempre più proiettati verso un futuro. Io credo che chi mi seguirà, parlerà di questa proiezione verso il futuro della nostra ricerca e della nostra università, e chi meglio delle scuole superiori può fare questo, questa proiezione verso il futuro. Però le università stesse ovviamente hanno questa valenza e la hanno nella misura in cui un certo margine di rischio in certe attività programmatiche che hanno deve esistere, quindi non deve essere in questo senso è importante che un'agenzia non sia limitata e non si limiti diciamo a regole strettissime che quindi eliminano ogni possibilità di rischio. Il rischio ci deve essere commisurato, realistico e poi verificato sulla base di quelli che sono i risultati, e tutto questo lo si può fare solo se appunto c'è una coerenza valutativa in tutto il sistema, se c'è una continuità di valutazione e se continua ad esserci questa pervasione e questa penetrazione di cui le università si sono fatti carichi, attori, ripeto e concludo veramente con questo, penso di dire, non sono sicurissimo di questo, ma insomma mi sembra che sia così, unico settore della società italiana che questo lo sta portando avanti con grande serietà e con grande forza. Grazie per l'attenzione.
Il mio proposito è di essere brevissima. Parlo in piedi perché anch'io sono piccola, ancora più piccola della Cristina, e vi voglio vedere tutti. Per me è un grandissimo piacere e un grande onore essere stata invitata a presentare Sid, che è professore emeritus alla Cornell University. Ne sono felice per la qualità di Sid come studioso, ma anche per le sue qualità umane, che ho ammirato da sempre, e anche perché nel suo lavoro sono radicate alcune di quelle qualità che noi vogliamo, a cui vogliamo ispirarci nel nostro dottorato, e che spero Fabio ci possano portare ai primi 5 posti in Europa nella competizione con altri dottorati nel settore delle scienze politiche e sociali. 5 minuti mi ha dato Fabio e voglio parlare di 5 qualità di Sid che riflettono le aspirazioni del nostro dottorato. Prima cosa, Sid è uno dei più grandi studiosi a livello mondiale di quella che è stata definita, che lui stesso ha definito come la contentious politics, la politica del conflitto, che è un termine che porta a guardare alle interazioni forti tra società e politica, tra Stato e cittadini, tra società civile e istituzioni. E questo per il nostro dottorato è un tema centrale. Noi vogliamo guardare alla società e vogliamo guardare alla politica. I titoli di alcuni dei libri di Sid, studioso prolifico e studioso coraggioso, indicano questa attenzione, da Democrazia e Disordine, Democracy and Disorders, che è uno degli studi fondamentali nell'analisi delle interazioni tra la protesta e lo Stato in Italia, al più recente Strangers at the Gate, stranieri al cancello, alla porta, al portone, testimoniano di questa attenzione. E questo appunto è per noi uno dei temi centrali del dottorato, che non a caso è un dottorato di scienze politiche e sociologia, che vuole guardare soprattutto alle interazioni tra queste due dimensioni fondamentali. Secondo minuto, seconda qualità. Nel fare questo, Sid ha messo in relazione reciproca diverse discipline. La sociologia e la scienza politica, in un dipartimento di government ha interagito molto con i colleghi sociologi e lo ha fatto in tutta Italia, ma anche in tutta Italia e negli Stati Uniti e nel mondo, ma anche ha avuto sempre il suo lavoro un forte spessore storico, che è importante anche per il nostro lavoro, e un'attenzione alla prospettiva teorica, non guardando a grandi teorie, ma in quelle che nella scienza politica si chiamano middle range theories, che collegano l'attenzione alla storia e alla teoria politica. Nella sua esperienza recente alla Cornell Law School, ancora l'attenzione al diritto si è sommata a questo. E tutti questi pilastri rappresentano momenti importanti per il nostro dottorato, che noi speriamo di sviluppare come ha fatto Sid, cioè rompendo barriere disciplinari, essendo capace di costruire ponti tra discipline che spesso parlano di cose simili, ma guardano a queste cose in maniera diversa. Terzo minuto, terza qualità. Sid è un pluralista metodologico, ante litteram. Pluralista metodologico l'abbiamo un po' inventato all'Università Europea come concetto, cercando di opporci alle guerre di metodo. E questo Sid l'ha fatto nel suo lavoro, essendo capace di combinare metodi quantitativi statistici, fondando una scuola di analisi del protest event, ma anche con una profonda attenzione alle metodologie qualitative, guardando a tanti casi e guardando a pochi casi in profondità. È riuscito a combinare la capacità interpretativa con la capacità esplicativa, e questo è uno dei nostri obiettivi, non rimanere costretti all'interno di guerre metodologiche che spesso non hanno senso, ma orientarci a cercare di capire la società. E per questo le riflessioni di Sid sui meccanismi causali,
sulle analisi most different design nelle comparazioni binarie, i sociologi e i politologi mi capiscono. Queste sono riflessioni importanti che noi vogliamo anche portare avanti. Quarto minuto, quarta qualità. SID è un esempio che vogliamo ancora seguire di un rigore scientifico che però non è disgiunto dall'impegno. SID ci ha insegnato che si può essere rigorosamente studiosi anche senza perdere di vista una delle funzioni delle scienze sociali e delle scienze in generale, che è quella di essere capaci di fornire strumenti che permettono di intervenire sui problemi. Nelle scienze politiche e sociali c'è spesso una sorta di dibattito su quanto conti il theory oriented, quanto conti il method oriented e quanto conti il problem oriented nell'analisi della ricerca. E SID ci ha indicato col suo lavoro che queste diverse qualità possono essere combinate, anche nella sua presentazione di oggi, mostrerà come la prospettiva interpretativa storica, come l'analisi quantitativa, ci permette di capire e di acquisire strumenti che permettono di intervenire su problemi rilevanti, la guerra, gli stati, i movimenti. Quinto minuto, quinta qualità, due note personali su una qualità in particolare, che anche questa vogliamo cercare di ispirarci nel nostro dottorato. Quando ero studente di idea a Parigi, tanti anni fa, qualcuno mi suggerì di mandare la prima bozza del mio primo articolo ad un importante studioso americano che si stava cominciando a occupare della materia. L'ho fatto senza aspettarmi tre pagine di commenti fitti, l'invito a una conferenza a Cornell e una collaborazione e un'amicizia duratura. Da SID così ho imparato un'altra qualità che vogliamo mettere al centro del nostro dottorato: l'importanza dell'attenzione al dialogo costante con i nostri giovani colleghi, che deriva dalla generosità di SID, ma anche, io credo, dalla convinzione che si impari interagendo tra giovani e meno giovani, oltre che tra studiosi di diverse discipline e con diverse preferenze. Quanti manoscritti ci siamo scambiati, SID, accompagnati da commenti, spesso che iniziavano con "ragazza mia, tu scrivi troppo, senti chi parla", e una amicizia, una collaborazione lunga che mi ha insegnato quanto importante sia lo scambio nella costruzione di una conoscenza che è un obiettivo collettivo. In questo SID è stato per me e per molti di noi un modello di quello che lui stesso ha definito come rooted cosmopolitan. Un'attenzione al mondo che non significa però dimenticare le radici e dimenticare i problemi che siamo chiamati ad affrontare. In un dottorato internazionale come il nostro, questo è un insegnamento tanto più importante che speriamo con SID di portare avanti, riuscendo nella nostra attenzione a guardare ai tanti movimenti, alla società civile, ai tanti Sisifo, come dirà SID, che cercano costantemente di migliorare il nostro mondo, cercando anche di conoscerlo. Grazie SID. Grazie Donatella. E grazie a tutti di essere venuti. Vedo qui non soltanto amici nuovi, ma amici vecchi. Donatella mi ha qualificato un rooted cosmopolitan. Non ha detto che uno dei miei roots è qui a Firenze, dove venni da studente alla Syracuse Semester in Italy nel 1959, e da allora ho fatto amicizie, colleghi, attaccamenti a istituzioni vecchie e nuovi, e sono contentissimo e anche emozionato di essere stato invitato qui oggi. Riconosco soprattutto una
giovane signorina, adesso professoressa, con cui ho collaborato da più di 30 anni, e vorrei anche riconoscere la Syracuse Semester in Italy, dove ho iniziato la mia carriera da italianista, e soprattutto una persona che non c'è più, la signora Franca Toraldo di Francia, che mi ha accolto qui come giovane studente durante un momento difficile della mia vita. Riconosco qui la presenza di sua figlia, Monica Toraldo di Francia. Ho scelto di parlare degli Stati Uniti, non dell'Italia, perché è inutile portare carbone a Newcastle, come dicono gli inglesi, ma degli Stati Uniti. In parte perché ritengo che bisogna conoscere l'amico e non soltanto il nemico, ma anche per esporre la mia convinzione che l'Italia non è l'unico paese che soffre dai problemi gravi legati a questo nuovo secolo. Ho scelto non i problemi economici, ma i problemi legati alle guerre, allo Stato e ai movimenti. Tre tematiche al cuore delle scienze umane e sociali. Sono molto onorato di essere stato chiamato ad aprire l'anno accademico del nuovo Istituto di Scienze Umane e Sociali e vorrei ringraziare il direttore della scuola Fabio Beltram e il prorettore per la sede di Firenze, Mario Citroni, per il graditissimo invito e la scuola intera per la scelta di investire risorse ed energie nella creazione di un programma dottorale di eccellenza nelle scienze sociali e politiche, qui a Firenze. Parlo in inglese in parte per salvarvi dal mio italiano approssimativo, ma soprattutto per simbolizzare la vocazione internazionale della scuola normale e di questo nuovo istituto. In 2013, a virtual tornado hit the National Security Agency in Washington when Edward Snowden, a 29-year-old contractor, downloaded a large number of government documents and gave them to a freelance journalist, Glenn Greenwald, and to a documentary filmmaker, Laura Poitras, in a hotel in Hong Kong. Greenwald and Poitras turned these files over to The Guardian and to The Washington Post, and within a week, the world saw the secrets that Snowden had uncovered. It turned out that the NSA had been monitoring telephone and internet traffic from around the world, invading citizens' privacy and forcing internet companies to share their records with the government. Snowden's revelations were the most important release of government documents since the release of the Pentagon Papers in 1960. The Obama administration quickly labeled Snowden a traitor, revoked his passport, and sought to have him brought back to America to be tried. Snowden tried to get to Ecuador, where he hoped for asylum, but he got stuck between planes in Moscow, where he remains as an uneasy guest of Vladimir Putin. Nearly 2 years later, new documents continue to be made public, revealing the scope of the American government's abuses of privacy, and Snowden, from semi-hiding in Moscow, remains very much in the public eye. International and domestic reactions were swift. Internationally, Snowden's revelations caused a crisis with some of America's closest allies, like Chancellor Merkel of Germany,
who discovered the NSA had been hacking into her personal cell phone. Domestically, it proved that the NSA's leaders had been lying to Congress, and it led a conservative lawmaker, Representative Sensenbrenner, to propose a new law that would rein in the agency's abuses. And it led the big internet companies, Apple and Google, to increase the encryption of their clients' messages. Now, why begin a lecture on the relations among war, states, and social movements with this sordid giallo of encrypted email messages, clandestine meetings in hotels in Hong Kong, leaked government documents? I choose this story because it shows not only how far state surveillance has penetrated into people's privacy in the United States and elsewhere, but it also shows how the American state has changed since 9/11. And it shows how contentious politics has been transformed from the organized social movements that we studied from the 1960s onward to a new form of contentious politics, which I call digital activism. Snowden looks nothing like the activists we studied in the 1960s in Italy and the United States, but his actions and those of his associates show that the new wars of the 21st century have produced new threats to freedom and new forms of contention against the state. So I will make 3 points in this lecture. First, with respect to war, I'll argue that modern warfare has increasingly penetrated domestic societies. As wars blend into peacetime, peace becomes more warlike, and civil society has been the victim. Second, I'll argue that the American state is not a despotic state or a Schmittian state, as some American and Italian observers have argued. It's predominantly what I call an infrastructural state, which operates within civil society by molding public opinion and reshaping parts of the economy around national security. Finally, I'll argue that this infrastructural state is a double-edged sword. While it has co-opted hundreds of companies and thousands of Americans in the name of national security, it has also opened up space for new forms of contentious politics, like that of Snowden and his allies. First, on war. Americans think of themselves as a peace-loving people, but in fact, we've been involved in one form of military conflict or another since 1776. This table calculates the years of American military engagements and classifies them for the type of conflicts they involved. Throughout the 19th century, except for the Civil War, most of America's wars were small wars, fighting the Indian tribes, gaining new territory, engaging in police actions in the Caribbean. But military action, long sustained, penetrates civil society. As lawyer Mark Brandon writes, military action has been such a substantial part of the history of the nation that it's not unfair to characterize the United States as a warfare state. America's wars have also grown longer. Americans fought in 1898 against the Spanish Empire for 1 year. They fought for 2 years in World War I, for 4 years in World War II, for 13 years in Vietnam, 10 years in Iraq, 13 years in Afghanistan, and now again in Iraq and Syria. These newest wars are also different in that they are fought against non-state actors, not against states, with whom the United States cannot and refuses to engage diplomatically. So there are effects both of the longer and longer wars
and of fighting wars against non-state actors. First, when wars were short and finite, holding prisoners of war was justified by the desire to keep them off the battlefield until wars end. But when wars do not end, prisoners like those in Guantanamo Bay, Cuba, are held in ad infinitum and are treated outside the Geneva Conventions. Second, endless wars contribute to what President Eisenhower called the military-industrial complex. But Eisenhower could not have foreseen the militarization of American society since 9/11, or even that heavy military equipment, surplus from Iraq and Afghanistan, would be distributed to thousands of local police forces and even given to local school districts. This is an armored car which is owned by a school district to protect their children against Al-Qaeda. Moreover, an entire public-private technology complex has spread like an ink blot around Washington, D.C. and across the country. Thousands of companies and hundreds of thousands of technical workers now depend on the military technological complex. This graphic shows the rise in technology spending by six federal agencies since the 1950s, and it, of course, does not include the secret spending by the CIA or other security agencies. Finally, and this is my major point, instead of the bottom-up pluralism that observers since Tocqueville have seen as characteristic of American society, these trends have created a top-down pluralism. What Linda Weiss in her recent book, America, Inc., calls governed interdependence. And this takes me to my key concept of what I call infrastructural power that I mentioned earlier. Students of the American state after 9/11 have often seen it as an increasingly despotic state, drawing on the work of German legal theorist Carl Schmitt. Here is a tracking of references to Schmitt in American legal scholarship, both before and after 9/11. And you can see the increase in references to Schmitt after 9/11. Schmitt famously reduced state sovereignty to the rule, "Sovereign is he who decides what the law is." American critics were not alone. Italian philosopher, that's not Agamben. Italian philosopher Giorgio Agamben feared a growth of despotic power in America after 9/11. In his book, Stato di Eccezione, Agamben saw the state of exception in the United States as a zone of anomie in which all legal determinations are deactivated. Well, as you'll see, there have been many abuses of civil rights and liberties in the United States since 9/11, but this is not unusual for states at war. What is unusual is the combination of despotic and infrastructural power that's given the American state power within American society, not only over American society. This concept of infrastructural power comes from the work of sociologist Michael Mann, who defines the concept as the power of the elite to penetrate and centrally coordinate the activities of civil society through its own infrastructure. This he contrasts to despotic power, the kind of power Agamben is talking about, which he defines as the power of the elite over civil society. It's through the exercise of infrastructural power that the American state has been able to sustain almost uninterrupted war for the last 13 years without exercising strong repression. The United States has become a state in which a combination of despotic and infrastructural power have impacted both rights and contention.
Let me begin with rights and then turn to social movements and contentious politics. In the wake of 9/11, American legal scholar Kim Shepley wrote a deeply pessimistic article subtitled "The International State of Emergency." In her model, the script of exceptional powers begins at the center with executive centralization and militarization, and it extends to the taking of procedural shortcuts, to creating regimes of preventive detention, to the inversion of free speech, to the reversal of transparency, and to anticipatory violence, attacking or winking at attacks on opponents. Now, Shepley's model would not have surprised Italians when your country went to war in World War I. Like other states that went to war then, Salandra and Sonnino used a variety of powers that could have come from Shepley's emergency state. And here I draw on the definitive work of Giovanna Procacci, who is here. And we see that Salandra and then Orlando ruled through executive decree. Parliament almost never met throughout the war. The military took over the management of factories in the entire north through the IEM. Parliament passed a set of provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato, which essentially gave the government pieni poteri. There was a widespread use of domicilio coatta. Demonstrations were banned, newspapers were censored, socialist headquarters were closed down, and pacifists were attacked. Now, what was striking in the United States after 9/11 was not only that there was an emergency script, like Shepley says, but that the use of instruments of infrastructural power, to some extent, took the place of repression and went well beyond the repression of dissidents. These infrastructural powers included the co-optation of the media, the mobilization of civil society groups to support the war, the denigration of opponents, the otherization of Muslims, and most important, engaging actors in civil society with responsibility for the war through outsourcing military and intelligence activities to private contractors, like the contractor that Edwin Snowden worked for in Hawaii. In the years after 9/11, human rights advocates criticized the Bush administration for the repression of the rights of Muslim immigrants, of battlefield detainees, and for activists like Abu Omer, the Milanese imam who was kidnapped off the streets of Milan and sent to dark sites where he was tortured and abused. The Bush administration did not simply erode rights as previous regimes had done. They justified their actions with an organic theory that they called the unitary executive, according to which the president could establish a state of exception over the objections of Congress. This looked very much like the Schmittian state, in which he is sovereign who can declare what the law is. But for every story of suppression of civil liberties after 9/11, there's a counter story. Looking at the history of rights in America, constitutional lawyer Mark Graber writes that some civil rights and liberties have historically been unaffected by war. Military action is not associated with any substantial rise in the annual rate of executions or news restrictions on reproductive rights. Many restrictions on civil liberties are selectively applied. Graber's work is historical, but when we look at how the war on terror and the wars in Iraq and Afghanistan affected the rights of Americans, the picture is mixed, just as Graber predicted. And it's mixed largely because of the actions of networks of human rights lawyers, private law firms who defended detainees,
civil society groups and legally oriented social movement organizations like the American Civil Liberties Union and the Center for Constitutional Rights. In this struggle between the state and civil society, the Supreme Court played a surprisingly positive role in the defense of rights. When the Bush administration locked up suspects in Guantanamo and refused them even the most basic rights of habeas corpus, critics despaired that the country was moving towards despotic rule. But beginning in 2004, lawyers and civil liberties groups began to bring a series of Supreme Court cases that either reversed or modified these decisions. And I won't go through each of these decisions to save time, but a series of decisions from 2004 to 2008, the Supreme Court defended the rights of detainees to a minimal of procedural justice while in American custody. Civil liberties groups were delighted with these decisions. The Center for Constitutional Rights called for the lower courts to quickly move to hold hearings pending these cases where detainees were challenging their indefinite detention without charges. Alas, the Supreme Court allowed the lower courts to define the content of its decisions, and they did so extremely narrowly. When a district court approved the habeas petition of a detainee, the Court of Appeals of the D.C. Circuit, which is something like a Corte de Cassazione, reversed the decision on the grounds that the lower court had held the government up to too high a standard. An analysis by two law professors showed that following this decision, of 12 Guantanamo habeas cases, 11 of them were reversed by the D.C. Circuit Court. Muslim immigrants also experienced a mixed picture of repression and libertarianism. Soon after 9/11, over 300 Muslim men were confined in the New York City Metropolitan Detention Facility, where they were held well beyond the statutory limit for immigration investigations, were physically abused, and their religion was ridiculed by the guards. The Center for Constitutional Rights managed to get these men out of jail and sued the government successfully and the city of New York for this abuse. But after several reversals and refilings, the case is still in the courts in 2014, and the men who were wrongly confined have received neither legal nor financial redress. Well, what can we conclude from this mixed picture of rights in wartime in America? While the American state was engaged in some Schmittian acts of sovereignty, it's also an infrastructural state in which civil society groups and the separation of powers have the power to partially hold back the excesses of the state. But without the intervention of these civil society groups, neither the Supreme Court nor the elected branches of government would have moved a finger to relieve the abuses that they suffered. And this takes me to my final point, the role of social movements and contentious politics in wartime. Constitutional lawyer Jack Goldsmith writes, "A persistent theme in American history is that the rise of well-resourced advocacy groups that scrutinize government national security actions is one of the great innovations of the last decade." What Goldsmith means by well-resourced advocacy groups is what we call social movements. Since the First World War, social movements have had a profound effect on war making in the United States. World War I peace activists were responsible for founding the American Civil Liberties Union, the main protector of rights against the emergency state. Conservative peace groups kept the United States out of the Second World War until Japan attacked Pearl Harbor. The anti-Vietnam War movement, which many of us remember, helped end the war in Southeast Asia, ended conscription, and led to the expansion of civil liberties.
The peace movement has had a huge effect on other social movements in America, like the women's movement, nonviolence, solidarity, and the involvement of scientists in social movements. During the decade following 9/11, in reaction to the excesses of the administration, groups like the ACLU and the Center for Constitutional Rights were strengthened with new members, greater funding, and increased staffing. But a state that's based on infrastructural power, which allows for and encourages the creation of civil society groups, also has enormous flexibility in creating new ways of achieving its aims, as we saw in the non-implementation of the Supreme Court's habeas decisions. We can see both the strength and the limitations on infrastructural power in the most spectacular social movement challenge to the Bush administration in the years following 9/11, the demonstration against the Iraq War in 2003. On February 15th, 2003, while hundreds of thousands of Italians demonstrated in Piazza San Giovanni, and over a million people demonstrated in Hyde Park in London, hundreds of thousands demonstrated in the United States, as Stefan Walgrave and Dieter Rucht estimate in a book called The World Says No to War, 2,500,000 Americans joined in this protest. What's most remarkable from the standpoint of American power is that these protests went completely unrepressed. No one went to jail for opposing the wars in Iraq and Afghanistan, and most of the protesters were engaged American citizens and not radicals or isolationists. 51% of them had voted in the last national elections, 91% were supporters of the Democratic Party, and 23% were active party identifiers. For contrast, we can look at the corresponding Italian results collected by Donatella and her team for the Italian participants in the same global protest. American society in wartime serves both as a bulwark for civil liberties and as a weapon for the state within civil society. In contrast to despotic states which act against civil society, the American state operates within civil society, permitting and even encouraging contentious politics. Now, I'm going to skip over the data on participation in the peace movement after 2003, except to point out that these peace demonstrations were not direct challenges to American hegemony. They were attempts to harness American hegemony. American flags waved over the protest groups. Slogans insisted that avoiding war was patriotic, and radical groups were isolated by the moderate peace organizations that led the demonstrations. American infrastructural power encourages protest, but it also domesticates protest. We can see the same combination of infrastructural power and civil society activism when we look at a very different movement, the movement for marriage equality. In the United States, 20 years ago, a law was passed, the famous DOMA law, limiting marriage to the relationships between one man and one woman. 2 weeks ago, five more states legitimated same-sex marriage. The number of states that now allow same-sex marriage and provide death benefits to spouses is 35
out of 50. And all of this has happened within the last 20 years. But how did it happen? It didn't happen because there was a despotic state which decided in favor of same-sex marriage. It happened because of the constant efforts, the innovative strategies, the widespread public relations campaigns of a network of human rights lawyers, feminists, gay and lesbian activists, and ordinary Americans, many of whom were conservative libertarians, who could not believe that inequality of marriage rights was consistent with the American Constitution. Now, that makes an American feel good about his country. But it also limits the effect that social movements can have. The civil liberties groups that defended detainees and Muslims after 9/11 were limited by their predominantly legalistic strategies in a country in which the government expanded its opportunities by ruling through law. We saw how the DC Circuit effectively neutralized the Supreme Court's rulings. And when the National Security Agency's illegal surveillance was first exposed by the New York Times, Congress gave the secret FISA court the power to give blanket approval to the agency's invasions of privacy. Social movements depend on the determined efforts of social movements, on citizen support, and especially on the power to innovate in the repertoire of contention, to contest government hegemony. This is why I began this talk with Snowden, and this is where I will end it. Because Snowden embodies three important changes in war, states, and contention. First, the story shows how the nature of war is changing from the purely physical clash of armed forces to the systematic use of cyber power and drones. Second, it shows how the American state at war does not depend only on the despotic power of its national security apparatus, but on thousands of private contractors carrying out public functions for the profit motive. Snowden worked for one of these contractors. Third, and most important, and this is a lesson for we students of social movements and for the younger generation of social movement scholars who I'm glad to see represented in this room. It shows how social movements are evolving in the 21st century. From the fairly coherent movement organizations we studied in the 1960s and 70s, there has been a transformation to more diffuse and often transnational networks of activists, journalists, documentary filmmakers, bloggers, and newspapers engaged in digital activism. Movements have become more dispersed, more fragmented, and more temporary. Snowden was never a social movement activist. We would not have noticed him if we'd been studying social movements in the 1960s or 70s. He used his position within the infrastructural power of the American state to expose the abuses of despotic power. He constructed an innovative, flexible, and temporary movement network like the ones that our friend Mario Diani has been studying at the University of Trento for the past 20 years. The effects of this informal network eventually rippled outward to more conventional movement organizations like the ACLU and the Center for Constitutional Rights, and even to the internet giants like Google and Apple, which were embarrassed by Snowden's revelations and responded by increasing the encryption of their clients' messages. We who study movements often think a movement has failed if it disappears after a public campaign.
But in this age of digital communication and transnational contacts, because movements face states whose power is dispersed within civil societies, they form networks that are often made up of people who've never met each other and who live in different parts of the world and are often embedded in the structures of civil society. They are not outside the gates of society, they are strangers at the gates of society. Their successes may not emerge for years or even for decades. In 2003, when the February 15th movement failed to stop the Iraq war, no one would have guessed that success in reining in the abuses of the American state would have come from a 29-year-old computer executive working alone on a contract for the NSA in Hawaii. This kind of success takes constant, patient, and innovative efforts. Because an infrastructural state has resources that a despotic state lacks. Its resources are within civil society. They can be used to bend back progress, as we saw in the post-9/11 efforts to create a unitary executive. They can only be opposed by slow, difficult, and innovative efforts within civil society to defend rights against the emergency state. Like Albert Camus' hero, Sisyphus, rolling a stone up a hill only to find that it rolls down again when it reaches the summit, movements continue to seek new and innovative form for their struggles. As Camus wrote during the resistance to the German occupation of France, struggling to the summit is enough to fill the human heart. We can only imagine that Sisyphus was happy. I'm not sure that activists struggling against the emergency state are happy, but their effectiveness depends on the halting, reversible, and innovative powers of social movements. Thank you. Thank you, Sid, for mapping a complex answer to a question that we often ask ourselves: do we live in a better world, or do we live in a world which is on the verge of losing its civility? And you told us that the answer is not just it depends, but also that we can understand better the complex answer if we are able to look at politics and societies as processes, at power as relations, and so also to understand the ways in which what sociologists call the power of agencies can be exercised by all of us. And I think that this is a very important lesson that we are going to learn, and I think that it affects us as scholars and as citizens, and it tells us that we can be committed and hope also to be happy. To be happy now, what I want to say is we will not have, switch to Italian, non avremo un dibattito pubblico, ma qualcosa di forse migliore. Andiamo tutti insieme a un rinfresco, Sid sarà lì e sarà, penso, contento di interagire con voi in tutte le lingue possibili. Grazie ancora, Sid, per aver fatto un lungo viaggio. È andato bene?